Dopo tre via, 12 minuti da gara in partenza, ragazzi, noi ricordiamo sempre che adesso finita la discesa dell'arrivo. Tante volte la lunga cambierà per tutti. Fresco in zona partenza di atleti della categoria ragazzi, dunque andiamo a vedere gara tirata, Ugo, gara tirata, perché vedo già molto molto delineate le posizioni, dunque una gara veloce quindi arrivata la categoria dei cadetti guidata da Massimiliano Berti, l'atleta della Valtese, davanti a Alex Cestini della Cerri Spasi. E guarda, qui è una bella gara alla grande, vediamo che San Diego dovremmo fino alla fine, e sempre che il Cerri si in terza posizione troviamo Riccardo Furlane, poi il Giuffetto. Eccoli qua, applausi per tutti questi 48 ragazzi che stanno facendo il percorso di questo paese, perché qua c'è una fine assieme, qua c'è un lungo di ospedaletto, quindi i ragazzi sono tutti dubbi, ovviamente ognuno di loro la propria fatica, la propria obiettivo, la propria fatica da portare al traguardo e ovviamente il dorare numero 432, il mattatore dei ragazzi, Massimiliano Berti, partite! Dietro a Massimiliano col numero 478 ha conservato la sua seconda posizione, la prende la terza Alex Cestini, il terzo domino del podio sarà per il numero 453, Riccardo Furlan, anche lui della Cerri Spasi. Eccolo qui il podio che va e arriva applaudito giustamente dal pubblico, sempre più numeroso questo evento. Applausi anche per Alberto Ferrari, Borgo e Spira, 462 l'arrivo di Coppa Squattro, seguito da Francesco Castellan e poi Simone Tranquillini. Eccoli qua, l'arrivo tutti e tre, complimenti, applausi a tutti e qua per il momento funzionata. Per la scuola Martini, per oltre Persia, per la Val Vicenza, ecco qua, tutte le città del Trentino rappresentate quest'oggi a Spedaletto, si va per l'arrivo per tutti, per questa che è la categoria ragazzi, nati 2002-2003, che veramente praticamente diciamo che l'atleta è un po' più seria, quella dei giovani, quindi si vede un po' di tutto, atleti più carichi comunque. Sia uno spettacolo di sport, scordino, guardi i giovani che quest'oggi qui naturalmente si vogliono controllare lo sport dei grandi, lo sport dei campioni. Ovviamente il programma va avanti con le gare di giovani, prossima diretta la partenza dei giovani femminili, per loro un giro meglio, chiamiamoci Elvio Zappini, Mario Calvo, ricordiamo solo loro i responsabili alla partenza.